E rieccoci qui nuovamente, caro Saiuz, dal MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, se non sbaglio questo è l'acronimo. Noi di Radio Saiuz, come ormai ogni anno, negli ultimi 5 anni, siamo qui presenti e vediamo un pochino, caro Saiuz, di conoscere degli artisti, come stiamo facendo. Eccoci qui Morgana, cappeggiati da? Sono Pablo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Pablo! Ciao! Ciao. Allora, intanto passo un attimo solo la parola ai ragazzi, così li conosciamo. Tu sei? Marco, suona il basso. Beppe, la batteria. E Luca, la chitarra, che è quello che rimaneva. Perfetto. Pablo, hai visto come l'ha già subito preparata, ha passato il microfono, vedi, gagliardo, mi piace. A posto Pablo. Morgana, raccontami qualcosa, voi siete qui in che veste? Allora, noi siamo qua intanto per suonare questa sera, perché suoneremo sul palco in via Cavour. Almeno a che ora? Sulle 9.30, perfetto. Sulle 21.30. E niente, siamo qui per presenteremo anche questa sera i brani del nostro nuovo album che è uscito il 2 luglio di quest'anno. Per etichetta Area Sonica Records, sì. E visto che adesso sta uscendo il nostro secondo singolo, abbiamo approfittato anche di questa occasione per promuoversi, insomma, per promuovere, certo, il nostro faccio album. Solo vedere con i potenti mezzi di Radio Saiuz. Dimmi quando è a fuoco. Perfetto. Farei vedere anche il retro. Che potenti mezzi che ci abbiamo qua, che te credi? No, scusami, dicevamo, vi esibite, diciamo, questa sera, secondo singolo, album curato, ripetimi l'etichetta, tolta qua, Area Sonica Records. Esatto, e il secondo singolo sarà appunto Voglio uscire dal loop, che è un brano che parla, insomma, in maniera un po' surreale, sì, della quotidianità, del lavoro di ognuno, sì, di noi. La routine. Esattamente, esattamente. Voi cantate in italiano, mi pare. Sono tutti brani pop rock cantati in, sì, italiano, sì, sì. E ovviamente tutti inediti, quindi... Perfetto, voi da quanti anni suonate? Noi con questa formazione da 2 anni, in Morgana esistono dal 2010, dal 2003, però insomma questa formazione è da un paio d'anni. E tu sei sempre stato in Morgana? Sì, sì, sì. Dal 2003? Che... Sì, sì, sì. Vabbè, non sei mica così giovincello, cara. Lo porto bene, porto bene. Hai capito che sta facendo? Forse alla mia età. Forza alla tua età, forza alla tua età. No, scherzo a parte, quindi insomma 12 anni che suonate, penso che... Un po' l'etichetta, un po' il seguito che sì, avete questo qui tirato. Che credi ancora nelle favole, comunque è la nostra prima produzione ufficiale, quindi con questa formazione. Con questa formazione è dalla nostra prima produzione ufficiale, è quella che ci darà il lancio, esatto, per tutto. Prenderete il largo. Esatto. E al MEI cos'è, la prima volta che venite? Al MEI sì, è la prima volta che veniamo ad esibirci, quindi è un'esperienza, sì, nuova e ci sta piacendo un sacco. Siamo qua da qualche ora, ci siamo già ambientati. No, diciamo che da questo punto di vista, ecco, una cosa che Saiuz non abbiamo fatto prima nelle precedenti interviste, lo faccio adesso. Ringraziamo comunque il MEI perché ci dà la possibilità anche a noi di essere qui presenti come media partner e comunque di conoscere artisti come voi, altre realtà dal punto di vista del web radio e non solo. E sono tutti addetti ai lavori. È un evento che ogni anno si muove molto bene dal punto di vista della... Scusa, mi sto guardando una cosa di Twitter. E dal punto di vista dell'organizzazione e quant'altro. È una bella musica. È una bella soddisfazione essere venuto per diversi anni qua a, diciamo, venire a vedere la manifestazione. Scusa, Marco, sei dei lavori in corso perché si è fermato proprio qui. È arrivato il disturbatore. C'è Paolini della situazione. Pensavo che a un certo momento qualcuno di voi starà lavorando perché c'è questo. Esatto, scusami, un attimo, una defiance, bellissima questa cosa. No, no, dicevo che è bello venirci da, tra virgolette, protagonisti quest'anno, sì, sì, essendo venuti per tanti anni a vedere la manifestazione. Esatto, e ovviamente noi le chiacchierate le facciamo in diretta molto più tranquillamente, in un'oretta e mezza, quindi sono cose molto più un polleccio, se c'è dalle mie parti, molto più easy, sì. E qui ovviamente cerchiamo di dare quanto ovvio, più spazio ovviamente, a tutti, ovviamente. Quello, quindi a volte vi faccio domande che non c'entrano nulla dal contesto. Quello che mi interessava e che sto chiedendo un pochino a tutti per capire il vostro rapporto anche con i social, nel senso che sono, è una cosa banale, nel senso che ormai tutti siamo, sono sui social, però talvolta le risposte sono diverse perché c'è chi trae più, tra virgolette, profitto anche dal punto di vista del farsi conoscere, della divulgazione da Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, chi invece mediante preferisce un apporto direttamente alle serate, spettacoli, concerti. Voi più o meno com'è il vostro seguito? Entrambe le cose.
prendo in mano il microfono. Magari. Noi cerchiamo di fare entrambe le cose, sì. Quindi ci siamo resi conto da un po' che usare i social è molto importante per farti conoscere, soprattutto a chi magari piace il genere ma non ti conosce nel dettaglio. Esatto. Poi una volta che lo hai catturato sui social, dopo nel live cerchi di consolidare un po' il rapporto. Sì. Quindi da quest'anno ci facciamo seguire da un ufficio stampa per cui pubblica per noi, ci confrontiamo cosa pubblicare, generalmente diamo l'idea di quello che vogliamo tenere, però ci facciamo seguire. Quindi molto Facebook, iniziamo anche Instagram, però soprattutto Facebook. Il canale... abbiamo avuto una bella risposta. Facebook, la nostra pagina è Morgana Pop Rock. Lo so perché, bravissimo. Abbiamo anche un sito che è morganaband.it, www.morganaband.it. Trovate in entrambi i link, tutte le info sulle date, sui progetti. Siamo abbastanza attivi, quindi ci serve anche una piattaforma che sia molto veloce da poter usare. Insomma, essere seguiti da un ufficio stampa è sicuramente un punto di forza, secondo me, perché vi toglie molto lavoro, se vogliamo, da per quello che è il dietro le quinte proprio del farsi conoscere. Anche se comunque su questo siamo sempre in prima linea, perché facciamo noi, ci confrontiamo, ci dà qualche suggerimento, però siamo spesso noi a proporre. Sempre voi. Certo. E, per quello che riguarda invece le serate, voi siete di Imola, se non ricordo male. Quindi non avete fatto tantissima strada ad essere qui oggi, però magari qualche serata lontana l'avete fatta. Adesso non so se vi è capitato di fare o per questo CD o per quelli precedenti dei tour per farsi conoscere, oppure se comunque siete sempre in queste zone. Stiamo abbastanza in zona, quest'anno abbiamo fatto molto anche fuori dal live, perché abbiamo fatto il CD, adesso uscirà a breve il video del secondo singolo e abbiamo curato molto questi aspetti, abbiamo anche costruito molto in sala prova a livello di suono e abbiamo fatto dei live tra Imola, Bologna, piuttosto che zona del Ferrarese, eccetera eccetera, quindi Emilia Romagna, e stiamo parlando con la nostra etichetta di poter fare anche dei mini tour promozionali adesso che il disco sta spingendo un po' di più. Insomma, dai, almeno da queste, poi anche da eventi come il MES sicuramente c'è la possibilità, più la serata di questa sera, più questa serata, di farsi conoscere, secondo me è un bel viatico. Pablo, e per quello che riguarda questi due ragazzi mi ha lasciato in un angolo. Ma infatti adesso stavo per dirtelo, fai parlare bene un po'. Noi siamo la parte ritmica, quindi noi seguiamo se fanno tutto bene. Ma infatti sentivo che lui teneva il tempo, e notato che mi ha dato anche questa cosa. No, intanto dico queste cose, l'ignoranza pura. No. Ecco, allora, questo ce lo chiediamo anche noi. Questo... Che faccia ho secondo te? Bravissimo! Una le beccate, erano due. L'hai registrato, sì. No, ma l'ho registrato l'altro. L'hai registrato? È finto quello. Ah. No, hai fatto impazzire. Sono quello che fa più fatica e quello che suda più di tutti. Soprattutto quest'estate a suonare fuori. Batteria. Sono un po'. Passo, sì. È Mingherlino che punta a bruciati i classi. Vabbè, no, dai, scherzi a parte. Ragazzi, vi ringrazio di questa chiacchierata e vedremo, visto che comunque non abbiamo ancora ascoltato l'album e avremo modo di ascoltarlo e magari anche questa sera di fare un salto Saiuz lì da loro. E, bravissimo, 9:30, vedi 21 che la batteria come va a tempo. E per quello che riguarda per almeno il contesto social, sicuramente mettiamo adesso il nostro mi piace anche alla vostra pagina dei Morgana Pop Rock. Esatto, Morgana Pop Rock. Ho detto bene? Strano, ovviamente non mi ricordo nulla. Cioè, tipo, sai, io ho la sindrome da stretta di mano, che dici il tuo nome e non ti ricordi quello di... è geniale sta cosa. E quindi metteremo sicuramente mi piace alla vostra pagina, perché cerchiamo anche noi dal nostro piccolo contributo un po' con questo spazio, un po' con i social, grazie network mille. E quant'altro. E noi siamo Radio Saiuz, quindi ne approfittiamo anche per fare anche un po' spazio marchette per chi volesse comunque seguire anche la nostra pagina Facebook Radio Saiuz, oppure il sito radiosaiuz.it, più tutto ciò che è a livello social, canale YouTube, bla bla bla. E io vi invito anche eventualmente, seguendo la nostra pagina, a contattarci per magari vederci e sentirci sul web, ma mediante intervista sempre in diretta, che noi facciamo tutti lunedì sera,
seguendo ovviamente un calendario che abbiamo, certo, che stiliamo mese per mese. Assolutamente. Perché magari avremo anche così la possibilità di avere più tempo, più spazio, e magari ci racconterete com'è andata questa sera e nelle sere che verranno. Ci faremo vedere il video. Esattamente, ragazzi, ci farete anche vedere il video, esattamente. Perfetto. E detto questo, sai, li ringraziamo, facciamo solamente una foto. Posso ricordare, allora, di andare a cercare su, sì, iTunes Credi ancora nelle favole dei Morgana. Ascoltatevelo perché ne vale la pena. Ne vale la pena. Detto questo, ringraziamo Pablo, ringraziamo tutta la band. Facciamo una foto. Anzi, teniamo il microfono. Non ci arrivi subito. Prendi quella. No, che te l'ho detto che rimane fermo, è bellissimo. Perché se non lo conoscessi da 30 anni, forse. Allora, aspetta, mettiamo il CD davanti, così. Ci siamo tutti? Dite cacciotta. Cacciotta. Perfetto, ragazzi, grazie ancora. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie. Grandi. Grazie. Grande batterista. Grazie, ragazzi. Voilà.